Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivati con la nuovissima puntata domenicale di Spillity with me, Issiva 91. Allora, innanzitutto qui cos'è il computer che si vede? Ok, siamo pronti per parlare dei gossip che sono successi, che sono accaduti, che sono usciti negli ultimi 7 giorni. Ultimamente questa rubrica è un po' altalenante, no? Non sappiamo mai se la domenica riusciamo a pubblicare questa nuova puntata oppure no, perché appunto rischiamo ogni volta che il gossip non sia abbastanza succulento. Però effettivamente, grazie a tutte le mie mega ricerche, che vado in qualsiasi sito di gossip esistente, riesco sempre o quasi su per giù a portarvi degli spettegules da bacio proprio. Ma prima di iniziare io vi ricordo di mettervi comodi, di andare a prendere la vostra bevanda preferita. E guardate là cos'è tornata. È tornata la mia Red Bull Sugar Free e l'amo. Ma vedete che in quest'altra mano io non ho la tazza di Frozen, because ho trovato la cannuccetta. Ho trovato una cannuccetta di carta, quindi non è di plastica, proveniente appunto da Starbucks, che l'ultima volta che sono andato da Starbucks mi diciamo che ho rubato una cannuccia in più, perché ho detto ma mi potrebbe servire, e infatti è servita per questo. Quindi 3, 2, 1, smetto di parlare, facciamo il mini ASMR. Ok, questa volta è già termine. Apriamo la cannuccia, che è un po' distrutta, però vabbè. Ma che cos'è? Sembra il pere di un mio ex. Anyway, infiliamola. Sorso inaugurale. Ah, quanto mi mancava la Red Bull! E se nel frattempo avete messo like a questo video e vi siete iscritti al mio canale, se vi va, se volete, col cuore, io ho in mano il mio iPad e possiamo iniziare con i gossip di questa domenica un po' freddolina e lockdownina. Allora, inizierei da una notizia che proviene dall'altra parte dell'oceano, cioè Made in USA. Voglio parlare di Ariana Grande. Voi sapete che ormai è già uscito da qualche settimana a questo punto il suo nuovo album Positions, e per parlare di questo progetto e di altro è stata intervistata in questa occasione da Zach Sang Show, non so cosa sia, scusate, magari ho sbagliato, però comunque la cosa importante è che lei, oltre al parlare del suo album, naturalmente numero uno in tutto il mondo, naturalmente carino, però mi aspettavo qualcosa, non lo so, per il momento io salvo 4 tracce, il resto boh, mi sembrano un po' tutte uguali, mi sarei aspettato un'evoluzione ulteriore, insomma qualcosa un po' di più. Fatemi sapere voi qua sotto nel commento se promuovete o bocciate il nuovo album di Ariana Grande. Se non lo avete ancora ascoltato, andate su Spotify. Ma non vogliamo parlare di questo, ma vogliamo incentrarci su una polemica, tra virgolette, che Ariana ha voluto fare ad alcuni TikTokers super famosi in America. Perché, se non lo sapete, ve lo dico io, alcune delle più giovani e famose promettenti star di TikTok americane hanno creato per Halloween una mega festa a Los Angeles, al Saddle Ranch, ok? In cui, in questa festa, a parte che c'erano 1.000 milioni di persone, ma tutte erano anche senza mascherina, e a tal proposito Ariana si scaglia contro di loro dicendo questo: con tutte le cose che si possono fare, costa davvero tanto restare a casa qualche altra settimana come stanno facendo gli altri paesi? Era proprio necessario andare a quel fottuto Saddle Ranch? Era troppo aspettare la fine di questa terribile pandemia? Avevamo bisogno davvero di indossare i nostri stivali da cowboy e salire su un toro meccanico? Serviva proprio postarlo su Instagram? Quindi sono bastate queste
piccole parole per scatenare un putiferio, perché ovviamente le parole di Ariana Grande, vi ricordo che è la donna più seguita su Instagram, e cioè non è che è la mia vicina di casa, ok, che gli porto la spesa, è Ariana Grande, quindi basta che lei dica pè e le sue parole viaggiano in tutto il mondo. Infatti sono arrivate anche all'orecchio a due delle TikToker più famose del mondo al momento, e soprattutto queste due erano presenti in questa festa, che hanno controbattuto subito. E sto parlando di Dixie D'Amelio, che è la sorella a regola della più famosa Charli D'Amelio, che ormai si sta per raggiungere 100 milioni di follower su TikTok, e penso che sia una cosa assurda. Ma Dixie D'Amelio era lì che stava passeggiando per le vie di Los Angeles e viene fermata dai paparazzi, che gli chiedono: ma cosa ne pensi di quello che ha detto Ariana Grande? E lei, presa alla sprovvista, ha risposto così: non so davvero cosa pensare, voglio dire, ha ragione, ha proprio ragione, è una dea, l'adoro. Ma ha risposto anche Addison Rae, che anche lei è una delle più famose TikToker in America, che risponde dicendo questo: credo che Ariana sia nel giusto, è comprensibile, non sarei dovuta andare, sto provando a stare a casa ed allenarmi, faccio davvero molto esercizio e mi sto anche preparando per il mio film. Quindi sia Dixie che Addison danno ragione ad Ariana, dicendo, facendo mia colpa e dicendosi: ha ragione lei, sei sbagliato, vabbè, ormai sei fatto, ciao. Ora, io devo dire che vuoi perché qualcuno la prende sotto gamba, vuoi perché sono troppo giovani, ma non è la prima volta che i TikToker, anche qua in Italia, cadono in questi tranelli, in queste gaffe. Fatto sta, io spero che loro due, almeno su mille milioni di persone che erano a questa festa, loro due per il momento sono quelle che hanno risposto, hanno fatto il mea culpa. Io spero che queste scuse siano sincere, ma comunque non è che devono fare molte, devono dire molte scuse alle persone, cioè è una cosa per loro. Cioè, se io vado a una festa in questo momento senza mascherina, piena di persone dentro una stanza, non è che io devo chiedere scusa agli altri che hanno visto che io ero alla festa, devo chiedere scusa a me stesso, perché ho rischiato io in primis a prendermi questo virus, e poi nel caso in cui dovessi averlo, ho rischiato di attaccarlo agli altri. Quindi nel senso, troppo facile fare prima le cose e poi chiedere scusa, no? Così, però, non lo so. Fatto sta, ragazzi, questa è la polemica che arriva dall'America. Io ve l'ho detto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ma tornerei in Italia per cose molto più succulenti, perché se non ve lo ricordate, vi rinfresco un po' la memoria. Qualche mese fa, io durante delle puntate passate di Spilling the Tea vi avevo raccontato di una guerra fredda, tra virgolette, tra Julia De Lellis e Belén Rodríguez. Non sapevamo all'inizio se le due non si sopportavano più per via dei molti ex fidanzati che hanno in comune, o se era per motivi lavorativi. Dopo un po', io vi ho anche detto, abbiamo scoperto che in amore non c'entra nulla, ma ci sarebbe una sorta di rivalità tra le due, perché appunto Julia De Lellis è da subito, da quando è uscita da Uomini e Donne e dal Grande Fratello VIP, che ha iniziato a fare tutorial di make up. Poi dopo un po' ha iniziato anche Belén su Instagram, e da lì le varie aziende, secondo me quello che vi ho riportato mille mesi fa, insomma, da questi motivi lavorativi, ok? Però poi io non ve ne ho più parlato, perché non abbiamo saputo più niente fino a questo momento, perché io vado a leggervi sul sito di Very Inutile People, che tra le altre cose è stata una scoperta di questi giorni. Insomma, questo sito non lo conoscevo, super super dettagliato e super super adorevole, adoro, andatelo a seguire. Praticamente Very Inutile People ci spiega il motivo vero per cui tra Julia De Lellis e Belén Rodríguez non scorre buon sangue più. E io avevo ragione quando vi ho detto che era per colpa delle aziende, che hanno dovuto scegliere tra l'una e l'altra e quindi si rubavano lavori a vicenda. Ma ci sarebbe una cosa ben precisa, perché parliamo di una collaborazione con Diego Dalla Palma.
Ok? Diego Dalla Palma ha lavorato da sempre con Giulia De Lellis, ma ultimamente, qualche settimana fa, è uscita una collaborazione con Belén Rodriguez, ok? Che è una collaborazione che doveva uscire tipo nel primo trimestre di questo anno e poi è stata rimandata a settembre per via del coronavirus. Questo progetto Make Up, però, voi direte, cosa ci rincastra? Ci rincastra perché invece di Belén, la prima che doveva fare questa cosa era appunto Giulia De Lellis. E poi Belén le avrebbe soffiato il lavoro da sotto il naso, perché è stata scelta poi Belén da chi di dovere, lasciando a casa Giulia De Lellis. E questa collaborazione con Diego Dalla Palma sarebbe, dico sarebbe perché comunque non lo sappiamo con certezza, però è un punto in più, sarebbe la causa dello scontro guerra fredda. Io la chiamo guerra fredda perché in realtà non è che si sono mai scontrate, non è che si sono mai scritte o hanno parlato l'una dell'altra, però comunque Diego Dalla Palma, collaborazione Make Up con Belén Rodriguez al posto di Giulia De Lellis, questa è la causa, sarebbe la causa della maretta tra le due. Ora io chiedo a voi, raghi, chi preferite voi? Belén o Giulia De Lellis? Non offendete nessuna e soprattutto fatemi sapere se voi seguite l'una o l'altra, o se vedete come testimonial soprattutto di un marchio di make-up così grande come per esempio Diego Dalla Palma, ci vedete meglio una Belén o una Giulia De Lellis, per vedere un po' se Diego Dalla Palma ha fatto la scelta giusta oppure no. Io aspetto le vostre risposte qua sotto, è tipo un sondaggino, ma ragazzi ragazzi, in attesa di sapere le vostre risposte, io sorso di Red Bull perché cambiamo discorso. Perché, ragazzi e ragazze, Selvaggia Roma è entrata venerdì dentro la casa più spiata d'Italia. Dopo giorni e giorni di attesa, dopo che lei doveva entrare insieme agli altri, poi aveva preso il coronavirus, questo è un casino, è entrata venerdì, insomma. E, ragazzi e ragazze, dopo un'ora dalla fine della diretta ci ha già dato il trash che meritavamo, perché durante la notte, finita la puntata del venerdì, Selvaggia Roma si lascia andare ad una dichiarazione, ad una confessione con Tommaso Zorzi, e la confessione sarebbe questa: che tra lei e Enoch quest'estate ci sarebbe stato qualche bacio in una discoteca. Ragazzi, siete pronti? Perché un tornado i tornadi non esplodono, perché una bomba è esplosa dentro la casa. Dopo questa dichiarazione, Enoch, da comodino che era, perché io non l'ho mai sentito parlare durante questi 60 giorni, è venuto fuori, è uscito e ha dato fuori di matto, dicendo ovviamente che non era vero niente. E a questo punto Selvaggia si è incavoleta dicendo: ma te non mi puoi dare della pazza, non puoi dire che non è vero, che mi sono inventato tutto, perché io ho anche le conversazioni tra me e te su Instagram, che dopo quella serata, quando io ti ho mandato a casa dalla discoteca, che è che vola, perché eri troppo ubriaco, te mi hai anche scritto di raggiungerti in hotel e zanzare a dicembre, tra un po', ma siamo pazzi. Comunque, ritorniamo su questa storia, perché non possiamo perderci nemmeno un secondo, ok? Quindi Selvaggia dice: io ed Enoch ci siamo limonati in una discoteca quest'estate. Enoch risponde stizzito: non è vero, sei pazza e sei falsa. Selvaggia ri-risponde dicendo: non mi puoi dare della pazza perché io ho le prove su Instagram. E lui, Enoch, continua a rispondere: no, non è vero, te lo sei inventato. Io su Instagram ti ho chiesto solo che paio di scarpe erano quelle perché mi piacevano. Selvaggia a quel punto dice: ma non è che te non hai le P di dirlo perché all'epoca magari eri fidanzato? A me non mi avevi detto nulla. Perché, se voi non lo sapete, ve lo dico io, Enoch sarebbe fidanzato
con Giada, mi sembra che si chiami, ve lo dico subito. Vabbè, e non me lo ricordo, insomma. Fatto sta che lui sarebbe fidanzato da subito dopo il primo lockdown, quindi da maggio su per giù. Quindi quest'estate era fidanzato. Quindi probabilmente, io credo a Selvaggio ovviamente, probabilmente lui non voleva che uscisse fuori questa cosa per pararsi da queste, perché la fidanzata comunque fuori vede tutto e fa: ma come, io c'ho le corna? Ma ragazze e ragazzi, nel frattempo che tutta questa lite è durata tipo ma tantissime ore nella notte del venerdì, cioè nella notte tra venerdì e sabato, la fidanzata ha risposto su Instagram scrivendo questo, e come direbbe qualcuno, vai a giocare un po' più in là, ciao magnifica. Ora, a me dispiace, ok? Ci puoi credere, non ci puoi credere, può... magari Selvaggia Roma si è inventato tutto, magari no, però lei dice di avere le prove, dice di aver fatto vedere tutti gli screenshot della conversazione anche agli autori. Te, da fidanzata fuori, magari credi veramente al tuo uomo, quindi può stare, no? Ci può stare che ci credi, però mi dispiace il fatto che le donne vadano sempre contro le donne, nel senso, il tuo uomo è accusato di averti fatto le corna, te non puoi dar contro all'amante del tuo uomo, devi dar contro al tuo uomo, poi quando scoprirai se è vero o no, allora picchi tutte e due. Però boh, mi dà noia questo fatto che appena scoprite voi donne che il vostro fidanzato vi fa le corna, il vostro fidanzato rimane un santo e date contro all'amante. Cioè, non è bella questa cosa, però vabbè, ognuno la prende come vuole. Ma oltre a quello, siccome Selvaggia ha anche offeso un po' il fratello, no, di Enoch durante questa lite, anche le sorelle di Enoch si sono un po' sfogate su Instagram dicendo questo: sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei, vivo nel mio mondo, però se mi tocchi i miei fratelli, hai toccato me. E ancora, hai cliccato il bottone sbagliato stavolta, se pensi di essere il fuoco, io ti spengo, voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta, quando uscirai, dove vuoi, quando vuoi, sono pronta. Questa è la minaccia. Oh, mamma. Vedo che qualcuno ha voglia di essere sbranata, stai giocando con il fuoco. Cioè, raghi, ma siamo pazzi? Io muoio, ma che cos'è? Ma dove siamo? Cioè, io capisco, magari da sorella o da sorelle mi toccano il fratello, mi arrabbio e sparo anch'io a zero. Quindi posso capire più le sorelle che la fidanzata che dà contro a lei. E ricordo anche che Selvaggia Roma, ex di Temptation Island, è la stessa che fece la gaffe su Instagram dicendo che le era gonfiata la pancia come i bambini poveri dell'Africa. Quindi... cioè, non è che stiamo parlando di Einstein, ok? Però dentro la casa più spiata d'Italia ci serviva, secondo me, un'onda così anomala. Perché vuoi che sia tutto finto, che si sia inventata tutto, vuoi che sia tutto vero, almeno ha smosso un po' le acque. Perché ultimamente si stavano un po' gli inquilini adagiando sull'allori, sempre le stesse liti, sempre le stesse abbracci e tutto quanto. Quindi secondo me Selvaggia Lucarelli, sì, Lucarelli, ciao, Selvaggia Roma ha dato quel brio in più che in 10 minuti ha già scritto la puntata di lunedì. Ha già fatto più lei in 10 minuti che molte persone che sono lì dentro da 2 mesi, di cui non mi ricordo nemmeno il nome. Poi, che sia tutto vero oppure no, dato che vi ricordo che lei appena entrata ha anche dichiarato di aver limonato anche con Pierpaolo e Pierpaolo dice di no, boh, quello non lo sappiamo. Ma ragazzi, secondo voi è finita qui? E no, non mi riesce a pisare sull'iPad, cosa sta succedendo? E no, non è finita qui, perché vi vado a cercare la notizia. Dopo questa lite, Enoch esplode con Andrea ed ammette tutto quasi, dicendo che i messaggi su Instagram in questione, quelli di cui parlava Selvaggia, esistono e ci sono veramente. Ma ora preparatevi alla scusa, che ne ho sentite di ogni, ma così proprio ciaone. Ci sono i messaggi, dice Enoch, sono nella cacca, ma questi messaggi dal mio telefono non li ho scritti io, li ha scritti il mio amico. Mi segue da anni
Si ricorda per caso io quando vi ho detto questa scusa? È lo story time del mio primo fidanzato quando ho scoperto che mi tradiva per il mio compleanno, che lui mi aveva detto che i messaggi erano di un suo amico, il telefono lo aveva prestato a questo suo amico? Cioè, Enoch, le cose sono due. O conosci questo mio fantomatico ex che ti ha detto di mentire in questo modo, o hai visto i miei video. Perché non è possibile, raghi, che tutti i maschi dicano la stessa cosa. È una cosa assurda, però con questa missione non so se si voglia parare un po' il sederino oppure no, ma lo scopriremo solo vivendo. Fatto sta che finalmente sta succedendo qualcosa che mi appassiona tantissimo. Cioè, è una cosa assurda, io amo e... ovviamente voglio sapere la vostra, no? Qua sotto, tramite commento, come sempre, i commenti sono a vostra disposizione. Potete dire tutto quello che volete e soprattutto ditemi se credete a Selvaggia, se credete ad Enoch, se questi messaggi secondo voi possono avere un valore oppure no, se Selvaggia racconta tante balle oppure no, perché da casa c'è Eliana Michelazzo, non so se ve la ricordate, la protagonista del Pratigate dell'anno scorso, continua a dar contro a Selvaggia dicendo ma lei preparatevi che vi ruba le cose, mettete i lucchetti nelle valigie perché sennò vi ruba tutto, lei continua a essere falsa, si inventa le cose, quindi... io alzo le mani, vi dico quello che sta succedendo e poi voi vi farete una vostra idea. Ma continuando a parlare della casa più spiata d'Italia, a dicembre dovrebbero entrare nuovi concorrenti, dovrebbero essere ben 9, quindi questo ci fa ben sperare che questa edizione duri veramente fino all'8 febbraio. Ma uno dei concorrenti, super voluto da Alfonso, super voluto anche da noi da casa, anche se in realtà ogni anno entra, quindi non si sa, cioè, ormai è occupazione lavorativa, entro ogni anno al Grande Fratello VIP. Sto parlando di Cristiano Malgioglio, preparatevi, perché Alfonso Signorini, durante Casa Chi, dice questo: ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma, è venuto anche a casa mia, abbiamo parlato a lungo, credo che il suo ingresso nella casa del GF VIP porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato servirebbe a tutti noi. Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Io ho già accettato, amore. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanco e Tommaso Zorzi, se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo, ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo. Quindi, raghi, siccome Cristiano Malgioglio a questo punto è orfano dell'edizione di Barbara D'Urso, perché vi ricordo che lui era opinionista, no? Della versione NIP, che poi più che NIP era persone che vanno nei salottini a fare l'opinionista da Barbara D'Urso e che entrano dentro la casa, non era un vero e proprio NIP con persone che nessuno ha mai visto in televisione, no? Però appunto Cristiano ha sempre fatto l'opinionista nel Grande Fratello di Barbara. Siccome quest'anno non ci sarà, probabilmente potrebbe accettare la proposta di Alfonso Signorini di rientrare nuovamente, e sarebbe il terzo anno, può darsi, non vorrei dire baggianate, però sarebbe tipo il terzo anno che Cristiano... mi si è spento l'iPad? Ok, tanto avevo finito, insomma sarebbe il terzo anno consecutivo per Cristiano dentro il Grande Fratello. Adesso ragazze e ragazzi, fatemi sapere voi come sempre quello che volete, io ormai ve lo ripeto a ogni news che vi racconto, però insomma vi ho dato degli scoop super in questa domenica, cioè super super super, possiamo festeggiare a distanza, più spilling the tea così la domenica e meno caciottare. Per oggi mi stava andando attraverso tutto, per oggi la puntata è finita qua, spero di avervi fatto compagnia, un po' di intrattenimento anche durante questa domenica un po' uggiosa, teniamo duro, io spero veramente che a dicembre ci lasciano liberi di riscorrazzare un po' in giro, un po' di libertà, anche se la vedo dura perché stiamo diventando tutti rossi praticamente, però io lo spero anche perché c'è Natale, io vorrei raggiungere la mia famiglia e soprattutto festeggiare tutti insieme. Però ho paura di no. Vabbè, lasciamo perdere questo. Per oggi è tutto. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo domenica prossima con una nuovissima puntata di Spilling the Tea with me, Issima91. Mentre domani, sempre insieme, sempre su questo canale, sempre alle 13,
con un nuovissimo video per iniziare al meglio una nuova settimana, sempre insieme a me. Ciao!